L'aereo sta girando o no? Sta girando bene, mettilo in posizione normale. Perché l'aereo sta girando? Sta girando da solo? Sì, perché sta girando? Non so, non avrai cambiato rotta. Oh, cosa? Eldar, lascia la cabina, striscia all'indietro, Eldar. Stiamo andando velocissimi. Sì, è così, stiamo andando fuori, stiamo andando giù. Metti la leva destra, metti. Stiamo andando velocissimi, chiudi il gas. L'ho ridotto, è tutto a posto, ne saremo fuori in un attimo. Ci siamo, è tutto normale. Piano, 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 stiamo andando là, stiamo an... Queste sono le ultime parole registrate dalla scatola nera di un A310 dell'Aeroflot, che è il nostro caso di oggi per un crimine al giorno, ed è un caso unico, unico nella storia dei crimini, potremmo dire, alternativi o dei disastri aerei più precisamente. Siamo nel 1994, vi faccio vedere la scheda, e siamo nel cielo sopra la Siberia orientale, sopra la Taiga in Russia. L'orario è imprecisato, purtroppo le vittime ovviamente sono tantissime, 63 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio di un Airbus A310. Quello che vi ho letto sono le trascrizioni delle ultime parole registrate dalla scatola nera, perché a pilotare questo A310 non c'era correttamente Jaroslav Kudrinsky, ovvero il comandante, ma il comandante aveva fatto provare a pilotare il suo figlio 15enne Eldar, per fare a tutti gli effetti un'esercitazione alla guida con i passeggeri a bordo. Il controllo evidente dei mezzi di pilotaggio e la conoscenza non poteva essere in nessuna maniera adeguata a quella che era la necessità, e quell'aereo si schiantò il 23 marzo del 1994. Il caso è terribilmente chiuso in questo frangente per quanto riguarda un crimine al giorno, ed è un caso veramente unico nella storia dei disastri aerei e dei crimini, il che ovviamente i colpevoli non saranno perseguiti perché perderanno la vita insieme agli altri 12 membri dell'equipaggio e 63 passeggeri, insomma, un caso di papà, posso pilotare qualcosa veramente di terrificante. È il crimine al giorno, molto particolare di oggi. Ci vediamo domani, 24 marzo, per una nuova pillola di crimine alternativa o poca conosciuta alla botteguccia dei Sicilli. A domani.